Buonasera a tutti, colgo l'occasione per fare gli auguri a tutte le donne, perché oggi è un giorno speciale, ma le donne sono speciali 365 giorni l'anno e oggi abbiamo anche l'onore di avere Giuliana, direttamente dall'Abruzzo, ci ha portato tante cose buone, come voi lei segue la pagina ed è stata carina da venirci a trovare. Giuliana, se vuoi presentarti. Ciao a tutti, grazie Davide, grazie Marco per l'occasione di essere qui con voi. Io sono Giuliana, ho un piccolo laboratorio Pane Abruzzo e Fantasia, localizzato a Pacentro, nel cuore del Parco Nazionale, dove facciamo cooking class per turisti. Ok, e ha anche una struttura bellissima ai piedi della Maiella, che è una delle montagne più belle d'Italia. Sono di parte. Ci ha portato appunto anche lo zafferano prodotto da Anna Rita di Zaffineria. Questo sono proprio i pistilli, vedete? Hanno un profumo. Mamma mia! Un profumo pazzesco. Questi qui basterà usarne pochi sciolti in un dito d'acqua calda, in modo tale che appunto rilascino tutti gli aromi e il colore. E questa qui è la ricetta proprio antica dello zafferano, quindi i pistilli vengono il fiore viene essiccato sui braceri con legno di mandorlo. Adesso passeremo alla ricetta. Padella pentola bollente, cuociamo i paccheri, diciamo il paccheri cuoce 16 minuti, lo cuoceremo 14, lo scoleremo e lo faremo freddare con un po' d'acqua fredda in modo che non scuocia. Poi faremo un impasto con la ricotta, zest di limone, un po' di sale e appunto andremo a mettere lo zafferano all'interno dell'impasto. Andremo a mettere il pacchero sul palmo della mano, a riempirlo bene. Una volta riempito il pacchero, lo pressate con le mani facendolo paro, dopo un po' di rosso d'uovo e del pan grattato. Io cosa ho fatto? Con i carapaci dei gamberi, invece di buttarli, li ho messi nell'essiccatore a 55 gradi per 7 ore. Dopo li ho frullati e li ho aggiunti nel pan grattato. Così avremo l'essenza del gambero al 100%. Questo è il risultato. Serve per sigillare e per dare un ulteriore sapore di gambero. Dopo andrete a posizionarlo in una teglia e lo metterete nel forno. Giusto Marco? Giusto. Gli altri paccheri sono già nel forno. E lì abbiamo, vieni, abbiamo una salsetta fatta con dei gamberi, appunto. Quindi mettete olio, aglio, pomodorini freschi, li fate rosolare un po', quando sono cotti andate ad aggiungere un po' di gamberi e li frullate, dopo che la salsa è pronta, li frullate, li andate a passare in un setaccio a maglia non troppo stretta, così qualche pezzetto rimarrà all'interno della salsa. Con la polpa che rimane nel setaccio, nel passino, non lo butterete e ci farete una bella polpetta buonissima. Fate cuocere la salsa fino a quando non diventa abbastanza densa. Aiutatevi con qualche addensante, vi lascio a voi la scelta. Adesso il pacchero sarà pronto e Marco procederà con l'impiattamento. Marco, chirurgico come sempre. Adesso vai Giuliana. Giuliana sta appunto mettendo la salsa di gamberi sul pacchero, non dimostro troppo, facendo attenzione ancora un po'. Bravissima.
benissimo. Se vuoi venire a lavorare con noi, sei ben accetta. Mi trasferisco? Va benissimo, quando vuoi. Ok. Una volta messa la salsa ai gamberi sul pappero, andremo a chiudere, anche dandogli un po' di altezza in più, con delle zucchine croccanti che farete alla julienne fine fine, le infarinate e le andrete a mettere nella friggitrice con l'olio basso, altrimenti diventeranno nere e non croccanti. Piatto semplice, divertente da fare e molto molto gustoso. Eccolo qui. Quindi pacchero ripieno con ricotta, zeste di limone e zafferano, salsa di gamberi e zucchine croccanti. Lo chef Davide vi saluta e ci vediamo alla prossima ricetta. Auguri ancora a tutte le donne. Marco, ciao a tutti, auguri ancora alle donne. Un bacio. Auguri a tutte noi donne. Alla prossima.